Le luci delle fiaccole a illuminare il buio e a voler simbolizzare un messaggio di speranza per un futuro molto incerto. I dipendenti del sito Whirlpool di Cassinetta, in stato di agitazione da una settimana, sono scesi in strada nella serata di venerdì 14 ottobre, accompagnati dai lavoratori dell'indotto e dai rappresentanti sindacali. Obiettivo: far sentire la propria voce in merito al possibile abbandono dell'Europa da parte della multinazionale. Io sono dentro in Whirlpool da circa 20 anni e una situazione del genere non l'ho mai vissuta. Abbiamo vissuto tante ristrutturazioni, ma questa è proprio molto pesante. In questo momento vediamo una situazione molto critica perché Whirlpool, tra l'altro, non dà risposte né a noi, né al sindacato e né alle istituzioni. Quindi siamo in balia di un'azienda che, già comportandosi, vedendo come si è comportata con Napoli, la paura è veramente tanta. Sono un ex dipendente Whirlpool, ora in pensione, ho lavorato per 42 anni in Whirlpool e sono venuto a sostenere i miei colleghi. Ampia la partecipazione alla fiaccolata, che dallo stabilimento si è mossa verso il municipio di Biandronno, comune in cui ha sede la fabbrica insieme a quello di Ternate. I lavoratori di Whirlpool chiedono certezze sul futuro di un sito che, direttamente e indirettamente, fa lavorare almeno 5.000 persone sul territorio. Noi siamo dipendenti di Industria Ilpea, siamo seriamente preoccupati per quanto sta accadendo e siamo qua in solidarietà con i nostri colleghi lavoratori dell'azienda Whirlpool. Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni con un sostegno bipartisan. Qui ci vuole una risposta molto forte, ma oggi è molto bello, ci siano istituzioni di ogni colore politico unite per dire no a scelte scellerate, e il confronto col territorio ci deve essere. La proprietà deve fare l'imprenditore, e cioè deve mettersi a disposizione dei dipendenti e del territorio, e se è un momento di difficoltà sopperire ovviamente trovando degli accordi.